Sono ormai 8 ore che siamo nel 18° giorno di giugno, è un martedì, 25ª settimana dell'anno, hanno iniziato da 170 giorni, ne mancano 196 al 2025. Il sole questa mattina è sorto alle 6.25, resta in cielo fino alle 20.44, il culmine alle 13.04 minuti, oggi avremo 15 ore e 19 minuti di luce. La luna nella fase gibbosa crescente comparirà in cielo oggi pomeriggio alle 17.23 e ci resterà fino a questa notte alle 3.03 minuti. Oggi facciamo gli auguri a Marina perché la chiesa celebra Santa Marina che visse in Bitinia. Auguri a tutte le Marine. Bruttissima. Va bene. Comunque, buongiorno e bentornato nei nostri studi a Giovanni Diaco. Buongiorno e grazie per avermi invitato di nuovo. Lo so, mister preferenza. C'è qualcuno che ha fatto meglio di te, però tra i banchi per quanto concerne l'opposizione davvero un notevole risultato. Smaltita la sbornia elettorale? Sì, alla fine sì, e ci mettiamo al lavoro, ci mettiamo in cammino. Un peccato perché per pochi voti non siamo andati al ballottaggio e io sono convinto che in quella fase avremmo vinto il governato Pescara. Però la città ha scelto diversamente, anche lo scarto è poco, dobbiamo rispettare e andare avanti come opposizione. Però giocare non per vincere, ma per andare al ballottaggio? Cioè non è un approccio... è frutto del nostro sistema elettorale, però... È vero, d'altronde non possiamo ignorare il fatto che c'è un candidato sindaco come Pettinari che avrebbe sicuramente avuto un buon risultato. Di conseguenza il quadro è un po' più complesso, non eravamo noi contro Masci, ma un quadro più complesso. E quindi abbiamo anche ragionato un po' di aritmetica, mettiamola così. Docente, scrittore e politico, nella tua vita a che punto sta? Beh, sicuramente la cultura è al primo posto e unisce tutte queste passioni. L'università, il mio lavoro, l'impegno nella cultura è il primo. Chiaramente la politica è una passione alla quale non riesco mai a dire no, anche per questo sono di nuovo candidato, sto di nuovo in consiglio. Però diciamo cerco di far unire queste passioni da questo interesse che è quello della cultura per la città. Chi ti ha contagiato la passione della politica? La politica, non so, mio padre è sicuramente quello della cultura, avevo un'immensa biblioteca di 12.000 volumi che ho ancora nella mia casa. Della politica forse un po' anche lui, non direttamente, ma tramite letture dei quotidiani, dei giornali, forse da lì è nata, anche se non è mai stato uno che mi ha spinto in politica, penso che c'era anche il suo zampino. Com'è stata la tua campagna elettorale? Molto molto bella, sinceramente io, mentre molti miei colleghi si massacrano e stanno male, vivono male questi mesi, io la vivo con serenità, io penso in campagna elettorale ti limiti a raccogliere quello che hai seminato. Non ha senso fare forzature, portare camion dirigibili con la tua faccia gigante. Le persone in quel mese sono bombardate da 500 candidati. E tu hai lavorato bene gli anni precedenti, la gente lo riconoscerà e ti porrà di nuovo in quel posto. Altrimenti sceglierà un altro. È inutile fare la gara a chi ha il manifesto più grande. Che emozione si prova nel sapere che più di 1.100 pescaresi hanno scritto Giovanni Diacovo su una scheda elettorale? È una bella emozione, una grande responsabilità, una bella emozione. Chiaramente non avrò un ruolo che può permettermi di modificare in modo questa città come vorrebbero le persone che mi hanno dato fiducia, però comunque una grande responsabilità, una grande gioia. Ti hanno dato un mandato comunque. Un mandato, certamente. Che io onorerò e che non deluderò sicuramente, anche se avrei voluto poter fare di più. Però penso che questi mondi che io rappresento non mi limito a rappresentarli, ne sono parte. Di conseguenza sono come una grande famiglia per me i mondi che mi hanno votato, della cultura, dei giovani, delle associazioni, dei diritti. E quindi sto bene in loro compagnia e garantirò che non deluderò perché sarò lì a combattere per quegli ideali per i quali le persone mi hanno scelto. Qualche grazia in particolare? È un po' tutte e tutti, veramente. Sicuramente ho visto un tale entusiasmo nel lavorare per la mia candidatura che certo, qualcuno ha si è impegnato di più, qualcuno di meno, però mi sento di distinguere, veramente un ringraziamento di cuore a tutte e tutti. Da osservatore, io ho visto che comunque una lista del PD, la tua, c'erano i primi della classe, tra virgolette, che hanno preso un botto di voti, gli altri hanno un po' arrancato. È un segnale bello o brutto? Allora, il bello è che, devo dire la verità, io ho tanti anni che sono in politica, 32 anni che sono in politica, e anche le prime candidature, i primi in questa lista, hanno preso un bel po' di voti. Cioè, candidarsi per la prima volta a Pescara, in cui una guerra di guerriglia, ogni casa ha quattro parenti, tre vicini di casa e due amici candidati. Prendere voti non è facile.
Chi si candida per la prima volta, che neanche ha mai stampato un manifesto col suo viso, ha fatto un grande risultato. Quindi io ho grande stima e sono piacevolmente, quando leggo i nomi, i voti, sono molto felice. Certo, ognuno poi ha le aspettative maggiori, però penso siano andati molto bene i miei colleghi di lista, più di quanto normalmente ottiene un candidato alla prima esperienza. Ho visti molto leoni, molto battaglieri, sia le ragazze che i ragazzi. Dopo le regionali c'era una necessaria e giusta fiducia, no? Alle regionali il centro-sinistra qui a Pescara ha preso il 52,3, il centro-sinistra il 47,7. Invece con le amministrative il centro-sinistra si è fermato alle 30, poco sopra il 34%, mentre Masci ha sfiorato il 51%. Cosa non ha funzionato? Cosa abbiamo capito male? Certo, allora, erano contesti diversi, anche se devo dire che il PD nella scorsa comunali ha preso 4 punti in meno, quindi questa volta ha guadagnato 4 punti percentuale. Il PD, io non ero candidato nel Partito Democratico, ora sono stato, poi il PD comunque è cresciuto, quindi dal nostro punto di vista è un dato positivo che è cresciuto il PD. Le regioni sono un contesto completamente diverso, un po' avevamo anche qui a Pescara un bomber, diciamo, che era Antonio Blasioli, che sicuramente ha fatto levitare le preferenze date. È andato oltre il partito, diciamo. Sì, sicuramente sì, ma penso anch'io nel mio piccolo, comunque vengo dalla sinistra radicale, ne faccio parte, quindi comunque ho aggiunto anch'io al PD. Però il contesto è talmente diverso, insomma, che anche delle liste stesse, insomma, alcune sono state un po' peggio di quello che ci immaginavamo, beh, è andata così. Qualche giorno fa la conferenza stampa del vostro candidato sindaco Carlo Costantini, che ha annunciato che lui non si ferma, continua la campagna elettorale. Ascoltiamo queste sue dichiarazioni e poi le commentiamo. Abbiamo deciso di non interrompere la campagna elettorale e di portare avanti il lavoro che abbiamo portato avanti in questa campagna elettorale fino al 2027. Questa decisione nasce da tante consapevolezze. La prima è che è impossibile preparare una campagna elettorale in 2 mesi e quindi abbiamo deciso di prenderci 2 anni e mezzo. La seconda è che c'è la necessità di integrare la presenza dei movimenti civici e di estenderla anche alle città di Montesilvano e di Spoltore, perché le prossime elezioni interesseranno una comunità che è più ampia di quella attuale. La terza è che vogliamo valorizzare il nostro straordinario programma di governo, ampliarlo, approfondirlo ulteriormente per rendere la base del programma amministrativo dei prossimi anni. Alla base di questo c'è anche un'altra considerazione. Noi tutti i candidati, compreso i candidati che sono vicino a me, abbiamo respirato in questi giorni tanto entusiasmo, tanto sconforto, perché i cittadini che ci hanno sostenuto aspettavano un esito diverso, ma anche tanta voglia di ripartire. Noi non possiamo tradire questo entusiasmo, non possiamo tradire questa voglia di cambiamento, e quindi ci siamo sentiti in dovere di ripartire da subito. In Consiglio Comunale ovviamente faremo un'opposizione forte per evitare, per quello che ci sarà possibile, che si realizzino le scelte che il sindaco Masci anche recentemente ha dichiarato di voler portare avanti, ma insomma questo è quello che faremo in Consiglio Comunale e sulla strada tra la gente per portare avanti il nostro programma e la nostra idea di città del futuro. Se Nuova Pescara slitta il 2028? Faremo le barricate, andremo in Consiglio Regionale e nasciamo anche per impedire che questo avvenga. Ci sono troppi giochi di potere legati ai carrierismi individuali che stanno cercando di affossare il progetto. Se dovessimo accorgerci che c'è in campo questo tentativo, metteremo in campo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per impedire che questo avvenga. È già avvenuta una volta lo spostamento del 2027, non dovrà più avvenire. Nel 2027 dovrà nascere la nuova città, perché questo è quello che si aspettano i cittadini. Ma non so se sia il momento a caldo, comunque, anche se era qualche giorno dopo l'esito delle urne, poi c'era ancora quel discorso del conteggio, ma questo annuncio di continuare una campagna elettorale, lui, cioè Costantini, vuole cominciare una campagna elettorale da oggi fino al 1 gennaio 2027. Fa bene Carlo non volersi fermare, noi non ci fermiamo, continuiamo a fare. Io, più che la mia campagna elettorale, è terminata personalmente. Inizia un'altra fase di opposizione, quindi io penso più che al 2027, penso a luglio, a agosto, a cosa accadrà in questa città in questi mesi, al verde che continua a mancare, alla cultura che non ha più uno spazio. Quindi sicuramente pensiamo al 2027 per tornare a conquistare la fiducia dei cittadini, è un obiettivo importante e non ci dobbiamo fermare. Però personalmente continuerò adesso a lavorare su quello che oggi, giorno per giorno, si manifesterà, perché ho paura che questa maggioranza continuerà ad aggredire i cuori della nostra città e dobbiamo quindi essere molto fermi e molto vigili. Quindi un occhio al 2027 e un occhio alla settimana prossima. Ecco, è stata fatta l'opposizione, lo ricordavi, poi confluita in questa alleanza anche col Movimento 5 Stelle, però è mancato un progetto.
che poi solamente all'ultimo momento si è concretizzato su Costantini. Non so, il progetto penso è, una che... è un male atavico del centro-sinistra. C'erano molti mali atavici, questo senza dubbio, non ho... Noi un progetto ce l'avevamo anche perché tali sono state le ferite a questa città sulle quali tutti ci troviamo d'accordo, nel senso che noi, 5 Stelle, altre liste, su alcuni colpi forti di questa città, alcune ferite grandi, eravamo d'accordo nel contestarle, nel elaborare dei rimedi. Quindi, paradossalmente sul programma siamo stati davvero tutti d'accordo. Non era quello, molte volte si litigava, adesso siamo andati all'unisono, quindi da quel punto di vista fortunatamente c'è stata una grande sintonia tra le forze che hanno partecipato a questa coalizione. Però è andata comunque. Si poteva partire prima, magari con Giovanni Di Jacopo? Si poteva partire prima, sicuramente è vero che comunque avendo un sindaco uscente che si ricandida, la campagna doveva un respiro anche più ampio, qualche mese in più. Noi abbiamo iniziato il ragionamento dopo l'estate scorsa, ma non si è arrivati a coagularla in una coalizione e in un candidato sindaco. Sicuramente partiti un po' prima, con più decisione, poteva andare meglio. Una strategia di opposizione, o più correttamente di centro-sinistra, che coinvolga in una sorta di rete di coordinamento Montesilvano, Pescara e Spoltore sarebbe comunque opportuno? Certo, assolutamente sì. Dobbiamo ragionare in quest'ottica ampia, iniziare a dialogare con tutte le realtà del centro-sinistra di questo, cioè ci dialoghiamo in realtà, sono persone strette a noi, però dobbiamo già impostare, diciamo, un ragionamento per poterci presentare in forza al 2027. Prima di un matrimonio va fatto un fidanzamento, questa fase deve essere di fidanzamento stretto delle forze di centro-sinistra e poter poi arrivare a governare questa grande nuova città. Costantini parlava di una condivisione di un vostro programma che avete portato in questa tornata elettorale, che è di estrema attualità e forse non ha avuto la necessaria divulgazione che meritava. Può essere, certo, dobbiamo ragionare adesso sugli sbagli fatti, ascoltare non soltanto noi candidati, ma ascoltare le persone, cosa non ha convinto, e penso a breve avremo anche un quadro chiaro di ciò che non ha convinto la città, e da lì ripartire per non fare questi errori nel 2027. Mi riallaccio a quello che avevi detto poco fa, ci ascoltiamo un breve intervista di Carlo Masci, anche lui ha fatto una conferenza stampa con il governatore Marsiglio all'indomani del risultato elettorale, in cui fa riferimento e agli avversari che ha avuto in questa tornata elettorale, ma anche a quella che è stata una decisione, un'indicazione ben precisa, secondo lui, dell'elettorato. Grande rispetto per i candidati, miei avversari, perché chi si candida a fare il sindaco è perché ha una visione e ha la voglia di mettersi a disposizione della città, e quindi comunque è un merito questo. Poi ai miei avversari dico che la campagna elettorale è finita, che i cittadini hanno scelto, che hanno scelto progetti e opere, io mi auguro che loro vogliano collaborare su quei progetti che la città ha scelto, perché insieme possiamo migliorarli. Mi auguro che non ci sia in consiglio un'opposizione del no, perché i cittadini hanno scelto sì, e quindi su questo sì possiamo insieme costruire una città più bella, più grande, più dinamica, soprattutto più accogliente. È questo che noi vogliamo, se lo vogliono tutti noi siamo pronti a parlare con tutti. Allora, innanzitutto poco prima il governatore Marsiglio ha dichiarato è stata sconfitta la cultura del no, lei si identifica? Allora, non sono assolutamente d'accordo con nulla di quello che ha detto il caro sindaco Carlo Masci, a cui faccio i miei migliori auguri per la prossima mandato. Il centrodestra aveva liste molto forti, con candidati molto forti e in gamba, che hanno preso un sacco di voti, hanno permesso alla coalizione di prevalere. La città non ha assolutamente sposato, non ha scelto quella coalizione per i progetti, eccetera. È stato fatto un lavoro diverso, hanno vinto, però terrei conto della grande no dato dalla città a questi progetti. Io non penso che si possa ignorare che il 49,9% della città non voleva che continuasse questo programma, questi lavori, questa visione, chiamiamola così, sopravvalutandola, della maggioranza che ha vinto. Il 49 ha detto di no, quindi non possiamo partire con questa, diciamo. Bisogna dialogare con tutta l'opposizione, con tutta, che rappresentiamo un mondo che non ha gradito assolutamente quelle scelte. Quasi metà della città non le ha volute.
Quindi io governerei nella piena legittimità, ma con un po' di umiltà, visto che quasi mezza città ha detto che quei progetti non funzionavano e volevano un altro percorso per questa città. Quindi noi ci saremo, porteremo avanti tutte le ragioni di chi non ha gradito, non gradisce i palazzi dell'area. Ecco, come si trova un punto di caduta, come avviene di solito nelle trattative, nei negoziati, su una parte che vuole la regione nell'area di risulta e un'altra parte non lo vuole? Una che dice il filobus deve passare sulla strada parco e l'altra che propone una situazione alternativa. Dov'è il punto di caduta? Come si fa? Sarà un braccio di ferro costante? Non sarà facile. La città è spaccata in due. 49,9% non vogliono questi progetti, 50,9% lo vogliono. È la realtà. La città è molto divisa. Secondo me non sui progetti, ma su altro si è divisa. Perché sui progetti la larga maggioranza città non li vogliono. Non vedo che un cittadino comune possa entusiasmarsi nel vedere spenta per sempre l'ingresso della città, cioè l'area di risulta, da questi titanici palazzi che nei weekend saranno spenti, chiusi, perché ovviamente non si lavora nella regione il sabato e il venerdì sera. E quindi nessuno si salta per queste cose, siamo sinceri. La maggioranza è fatta da persone molto intelligenti, come anche il sindaco, quindi sanno bene che nessuno si salta per queste cose. E il problema sarà... sarà cercare di far capire questa maggioranza che almeno questa volta, in questa fase, c'è bisogno un po' di dialogo anche con noi, non con Giovanni, Piero, ma con la città che non ha voluto questi progetti, chi gli ha votato contro. Io spero che la prima, devo ammettere, 5 anni di dialogo sono molto molto poco, muri contro muri, non è andata bene. Spero che si siano ammorbiti un po', visto la scelta della città, insomma. Un'altra cosa riguarda la nuova Pescara. Questa opportunità l'ha ribadita anche Costantino nel suo intervento, anche su questa spiffero, questa voce che circola di un ulteriore ritardo al 1 gennaio 2028. Lei come farà barricate, come annuncia Costantini, come... o pensa che sia necessario un ulteriore rinvio? Un ennesimo rinvio inizia a diventare una barzelletta, nel senso che abbiamo fatto tanti rinvii, tante palle rimandate di là. Se adesso torniamo a fare un bio, la città stessa, le città stesse non ci crederanno più, penseranno li stiamo prendendo in giro, che siamo barzellette. Capisco che l'invio, capisco interessi di ogni tipo, per carità, ma non si può fare un ennesimo rinvio. Dopodiché chi creda più che si faccia questa grande Pescara se ogni volta diamo per certa una data e poi la mandiamo da un'altra parte? Penso che scadrebbe nel ridicolo. Ascoltiamo ancora Costantini su quel male atavico che dicevamo del centro-sinistra, che poi ha anticipato quello che ha dichiarato in conferenza stampa alcuni giorni dopo proprio il segretario regionale Marinelli del Partito Democratico. Ascoltiamo Costantini. No, io non accuso nessuno, certamente ci aspettavamo più voti, ma se li aspettavano tutti, però dobbiamo essere anche onesti ed è questa la ragione per la quale ho detto che partiamo oggi. Non si improvvisa una campagna elettorale in 2 o 3 mesi, in 3 mesi, il centro-sinistra ha questo problema storico, sceglie il candidato 1 mese prima, 2 mesi prima, non è possibile, poi ci si ritrova a dover fare le liste all'ultimo momento, ci si ritrova a dover strutturare un programma all'ultimo momento, ci si ritrova a doversi organizzare all'ultimo momento, cioè le campagne elettorali si organizzano con 2 anni di anticipo, se si vuole vincere, se si vuole solo testimoniare una partecipazione può andare bene anche come abbiamo fatto. Il problema vero non è l'apporto dei singoli partiti, il problema vero è che una campagna elettorale così delicata si prepara in anticipo e noi purtroppo siamo partiti con enorme ritardo. E questo acuisce, se vogliamo, il rammarico per un risultato che poteva venire e non è arrivato. Sì, io capisco la maestra di Carlo Costantini, che è stato sulla graticola per molto tempo e non solo assolutamente meritava. 2 o 3 mesi si è fatto. Assolutamente giusto, non se lo meritava assolutamente. Però, diciamo, le ragioni di questa sconfitta sono molto più ampie, insomma. Sicuramente è vero, ritardo, tutte queste decisioni, eccetera. I ragionamenti sono partiti prima. Però i distinguo all'interno della coalizione sono stati davvero tanti e sinceramente non li riassumerei semplicemente siamo partiti tardi, perché non c'era coesione su alcune cose, si è dovuto lavorare. I veti incrociati sono quelle cose che... quello che Marinelli non vorrebbe. Esatto, che nessuno non vorrebbe, non le voleva giustamente, però non è solo quello, cioè tutto...
pachidermi che si devono muovere ogni voce, non persone pachidermiche, meccanismi pachidermici. Che... Comunque intanto ha bruciato i tempi, dal mio punto di vista, sempre Costantini ha detto, guardi, tra 3 anni si vota, il mio nome c'è intanto, un progetto politico sul quale lavorare c'è, poi si potrà anche cambiare, però partiamo. Sì, l'importante è mantenere questa tensione positiva fino all'ultimo. Ora siamo tutti quanti in una certa emozione, condizione mentale, eccetera. Dobbiamo acquistare un volo di crociera, mettiamolo così, determinato, deciso, forte, chiaro, e mantenerlo fino al 2027. In quel caso sicuramente potremo vincere. Adesso le chiedo una sua considerazione, una sua valutazione anche sul voto europeo. Cioè abbiamo visto che il PD è in crescita, poi innanzitutto c'è stata la polemica durante la diretta sollevata da Etelvardo Sigismondi, nel senso che il PD praticamente ha cannibalizzato i voti di Movimento 5 Stelle, mentre il centrodestra è cresciuto globalmente. Lei una parola su questo argomento? Sì, io sono un europeista convinto, credo nell'Europa e voglio che si rafforzi e diventi ancora più la casa di tutti qua. Mi sento pescarese e un cittadino europeo al contempo. L'Europa è un quadro drammatico perché siccome in Italia abbiamo visto crescere il Partito Democratico e questo è buono perché evidentemente l'effetto della nuova segretaria Schlein ha iniziato a farsi sentire, perché c'è voglia di un rinnovamento delle pratiche e dei linguaggi. Io diciamo la mia candidatura è andata bene anche per questo motivo. Però contemporaneamente in Italia, in Europa, il vento nero della destra radicale estrema si sta facendo sentire in tanti paesi. Nelle democraticissime Francia e Germania, e mi addolora tutto questo. Quindi dobbiamo vigilare molto perché è vero che siamo saliti, ma il quadro complessivo è drammatico. Quindi dobbiamo stare molto attenti e vigili su quello che può accadere alla nostra amata Europa, perché può essere una madre fondamentale per tutti noi o può essere anche una nemica. Dobbiamo stare attenti in che campo cade questa Europa. Ma non sarebbe il caso anche che il Partito Democratico ricominci a guardare più a sinistra piuttosto che ad aspettare i capricci del centro, che sia Italia Viva piuttosto che Azione, considerato anche il risultato ottenuto da Alleanza Verdi Sinistra, o ben oltre il 6%? Assolutamente sì. Io insieme a Elly Schlein e altri siamo entrati nel PD da poco, da un qualche anno, per poter, noi siamo persone di sinistra di una corrente nazionale, orfani di un partito veramente di sinistra. Abbiamo scelto invece che fare un altro partitino a sinistra di entrare nel PD e in qualche modo cercare di condizionarne il baricentro, rimettendo al centro, scusate la parola, quei valori, quelle passioni, quegli ideali di sinistra che ci sono in questo paese, nella storia di questo paese e anche nel futuro di questo paese, e l'Europa ce lo dimostra, che però sono mancati per tanti anni nel PD. Questa, diciamo, iniezione di valori di sinistra sta giovando al PD. E quel cammino, quell'asse, secondo me, è quello giusto. Cercare, diciamo, con il cappello in mano a questi piccoli partiti di centro e centrodestra di avvicinarsi a noi. Che poi non è che abbiano ottenuto grandi risultati europei. A parte ma poi uno più uno non fa due, nel senso che per un soggettino che ti aggiungi perdi fiducia in tante persone che fanno parte del tuo DNA, che dicono, caspita, ha messo dentro quelle persone, allora non ti voto. Che opposizione sarà in Consiglio Comunale quella dei giovani, di Jacopo e del suo gruppo? Un'opposizione prevedibilmente dura, determinata, chiara. E prevedibilmente perché già conosciamo il modus operandi e la linea di questa amministrazione. Da quello che ho sentito non ci sarà un grosso cambiamento di rotta nella giunta e nel governo della città e di conseguenza i problemi, i pericoli, diciamo, ci saranno e noi dobbiamo essere molto molto vigili e determinati perché non crediamo che questa ricetta possa essere giovamento per la città, anzi penso possa danneggiarla e dobbiamo quindi essere presenti, vigili e compatti, perché è un'opposizione eterogenea, fatta da forze politiche differenti, ma dobbiamo avere un'unità di intenti, altrimenti la città non la riusciremo a difendere come vogliamo. Qualche giorno di vacanza? Magari agosto. Prossimo libro? Il prossimo libro è in cantiere, quindi magari ne parleremo qui con piacere. Non spoileriamo niente per il momento. Grazie Giovanni Diaco, è stato un piacere. Grazie a tutti voi. Arrivederci, a fra poco. Ed ora vi raccontiamo una storia, una vita, anche per giocare con il suo nome, il suo cognome meglio. Parliamo con Marita Di Vita. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Maria De Vita. Buongiorno Ferruccio, buongiorno a tutti. Allora, coach relazionale di performance, consulente aziendale, educatrice montessoriana, creatrice del metodo Fidati di Te. Cioè, un sacco di cose. Sì, tutte interessanti. Ma innanzitutto partiamo da un nome, Marida, un nome un po' particolare, originale. Io ho curiosato, però vorrei che ne parlassi tu. Allora, Marida, sì, mi chiedono spesso se è di origini latinoamericane. No, è italianissimo, perché io sono primogenita sia da parte della mamma che del papà, quindi la prima nipote dei miei nonni. Tra i vari fratelli, zii, io sono la prima nipote femmina, quindi Maria è il nome della nonna, Ida è il nome dell'altra nonna e se lo sono litigati perché c'è la tradizione qui, noi siamo molto tradizionalisti, quindi li hanno uniti. E io sono più romantico, viene da una contrazione tra Maria, che è amata dal dio Amon, che significa principessa, e invece Ida, donna guerriera. Ti sì, identifichi in realtà... anche? Sì. Se mi permetti, in realtà Maria da Miriam anche dall'aramaico, sì, e Ita dall'antico germanico vogliono dire anche, oltre donna guerriera, ma prescelta. In teoria, quindi io sia da una parte che dall'altra, etimologicamente, se analizziamo il nome, è un paradosso, no? Vogliono dire tutte e due la stessa cosa. E come hai gestito questo nome da bambina? Ci ho litigato per tanto tempo perché non era mai semplice prenderlo al primo colpo, quindi sono stata chiamata in tutti i modi possibili, Marisa, Maria Lisa, Maria Rosa, e all'inizio ero un po' in imbarazzo, anche perché quando ero più piccola ho vissuto letteralmente proprio un caso di bullismo, e riprendermi il mio nome è stato, ti dico la verità, il primo passo per riprendermi me stessa, cioè imparare a dire con serenità, con affermare io mi chiamo, anche perché il nome è importantissimo. Che poi è stato un po' il leitmotiv della tua vita, della tua storia, no? Quello della ricerca, sì, fondamentalmente. Tutto a inizio però all'età di 12 anni, quando hai scritto un libro. Io all'età di 12 anni già avevo visto tutta una serie di cose che non mi piacevano. Infatti guerriera lo sono sempre un po' stata. Mi rendevo conto che la maggior parte dei problemi, delle infelicità, anche per me che ero una bambina, la maggior parte dei no venivano fuori da una scorretta comunicazione, dal parle mengicapeme, si dice, dalle nostre parti. E io sono sempre stata molto sensibile, difficilmente scendo ai compromessi, quindi ho iniziato a cercare, sì, da allora il modo per. E avevo avuto un'intuizione che oggi sento da molti adulti. Non, per quanto avevo 12 anni, avevo la sensazione che non ci fosse troppa speranza per me di vivere meglio in quel momento, perché avevo la consapevolezza che ci voleva tempo. Nonostante ero una bambina, avevo già capito questo. Allora iniziai a scrivere il mio diario, che appunto è questa bozza di libro, iniziando ad elencare quelli che erano per me i consigli che avrei un giorno lasciato a mio figlio, che oggi esiste, ma le bambine, quando io avevo 12 anni, le bambine in realtà pensavano a questo, no? A quando un giorno avrebbero avuto dei figli. Cosa gli regalo? Un libro per vivere meglio di me. Una ragazzina, tra virgolette, così cerebrale, quanto è stata influenzata dal contesto familiare? Oh! E tantissimo, tantissimo, e all'inizio è stato difficile, poi l'ho amato profondamente. Io ho una mamma che è psicoterapeuta, era psicoterapeuta perché l'ho persa, e un papà che è tutta la vita che è dirigente nel mondo dell'oil field, quindi si viveva, si mangiava pane e psicologia, pane e strategia aziendale. A proposito, poi qual è stato il tuo percorso di studi, influenzato anche da questo contesto, inizialmente, più o meno? Molto influenzato, perché mio papà voleva che io facessi l'ingegnere minerario, amavo la matematica, avevo degli ottimi voti, quindi io dovevo fare l'ingegnere. Tuttora ogni tanto mi ritira fuori il discorso, tu non hai fatto l'ingegnere. Io studiavo molto con lui, mi appassionava. E io volevo fare psicologia. E ci fu una specie di imposizione per cui psicologia poi non lo potetti fare, e allora scienze della comunicazione e gestione delle risorse umane.
Quindi diciamo che la vita in qualche modo mi ha sempre imposto quello che volevo, perché poi non è stata una scelta leggermente di ripiego, io volevo proprio fare psicologia e invece ho scoperto qualcosa che diversamente non avrei potuto esplorare, cioè l'usare la psicologia, la sociologia, applicandola già a quelli che sono i sistemi di sinergia degli esseri umani per creare cose, per migliorare cose. E da lì poi il coaching, la mindfulness, la PNL, di tutte queste cose poi sono diventata un tecnico qualificato, vari tipi di meditazione, riprogrammazione neuroemotiva, tutto ciò che è miglioramento dell'essere umano, della mente e dell'equilibrio tra il cuore e la mente e il corpo. Non semplice resilienza. No, però combattimento pacifico. Trasformazione, e la trasformazione viene sempre da un distruggere un po' qualcosa che c'è per far nascere qualcosa di nuovo. Anche il germoglietto lo metti nella terra, deve un po' romperla la terra per affondare le radici, però è una battaglia bella, pacifica, non in armonia. Non è che ci sia arrivata dalla mattina alla sera, è stato un percorso. Inizialmente hai girato anche un po' il mondo? Sì, perché appunto, come ti dicevo, in casa mia c'era molta autorità, molta rigidità per quella che voleva essere una ragazzina che appena sbocciava, quando avevo 20 anni, 21 anni. E allora mi fecero una proposta, incontrai un'azienda che si occupava di organizzare eventi, quindi creare match tra aziende e grandi alberghi, altre situazioni in questo senso, e mi propose, visto che il dirigente aveva puntato molto sulla mia già competenza, già sfacciataggine nel senso di dialettica costruttiva, mi proposero di andare a lavorare in America. E i miei non erano d'accordo, ma io sì, e quindi... Poi in Florida. In Florida, presi quei soldini che avevo da parte perché mi aveva lasciato la nonna e sono partita. E così è. All'epoca molto allo sbaraglio e sempre... La dialettica e secondo me l'empatia e la capacità umana mi hanno permesso però lì di farmi strada, tanto che io sono partita in una modalità vacanza per certi versi, volevo lavorare ma non ero sicura di poter rimanere. Invece ho trovato un'enorme accoglienza, mi sono saputa muovere e mi sono stabilizzata lì per un anno e un paio di mesi. Sì, a livello personale però la ricerca non si è fermata, no? Ma non si fermerà mai. Non si era fermata, anzi. Poi sei tornata in Italia, in Abruzzo? Sì, assolutamente sì. Con Toyota? Sì, allora tornai in Abruzzo per continuare gli studi, perché qui c'erano delle cose che dovevo ancora imparare, e mi assunsero in Toyota all'inizio come segretaria che rispondeva al telefono, nonostante io in America avessi già fatto un'esperienza di marketing. E ti dico che in realtà in 3 mesi mi hanno iniziato ad introdurre come consulente e in 6 mesi io ero ufficialmente responsabile della qualità del servizio e dell'indice di efficienza. E quindi ero a strettissimo contatto con una squadra di meccanici, tutti uomini, io giovanissima, e è stata un'esperienza divertente perché all'inizio mi prendevano un po' in giro, no? Io ero donna, piccolina, che vuoi, cioè mi ritrovavo molti scherzi nell'ufficio, però un giorno mi ritrovai un calendario con su scritto il mio nome. Erano tutti modi per cercare di, per certi versi, sminuirmi, no? Ripeto, donna tra uomini, ma non la presi mai a male. E riuscii in pochissimo altro tempo a farmi rispettare per quelle che erano le mie capacità, quindi è stata un'esperienza veramente trasformativa per me. Non un irrigidimento, ma un approccio dinamico. Sì, perché volevo capire come funzionava il mondo, quindi la curiosità mi ha resa alla fine simpatica, cioè simpatica anche accolta professionalmente, perché ho sempre studiato, quindi ho sempre poi dimostrato nei fatti. Il 2011 è un anno, non so se definirlo speciale o comunque
centrale nella tua vita? Sì. Inizia la mia seconda vita. Uh-huh. E nel 2011, dopo che mi ero sposata, rimango incinta. Ma da subito ho delle grandi difficoltà, rischio di perdere mio figlio. E la medicina, dove ho sbattuto la testa in tutti i modi possibili, cambiando medici, ginecologi, ginecologi e quant'altro, non basta, non mi aiuta. E allora inizio a scoprire la meditazione e tutta una serie di tecniche molto più profonde, di azione sul subconscio, che vanno a lavorare anche a livello psicosomatico sul mio corpo, per cui io oggi ho mio figlio e ho dimenticato le medicine. Dimenticato, tra virgolette, non si molto, sostituisce. Molto, molto, no. Però tutto ciò che era psicosomatico ho potuto gestirlo meglio con una serie di tecniche di meditazione. Peraltro la mindfulness è comunque un protocollo medico. Prima mi hai chiesto della famiglia, mio nonno sì. Era un medico, quindi assolutamente non sostituisce, però aiuta tantissimo a respirare meglio, ad avere un miglior stato anche della circolazione, quindi del cuore, dell'intestino. Gestire la tensione, l'ansia. Fa tantissimo. E lì Marida scopre di essere anche una sorta di polo d'attrazione. O posso usarlo questo termine, sì, questa definizione? Tu a cosa ti riferisci? Che diventa positiva per le altre persone. Succede che in brevi tempi, proprio perché io amo studiare, non potrei farne a meno nella mia vita, e riesco ad ottenere dei risultati sorprendenti su di me. E cambio faccia, cambio pelle, perché poi quando respiriamo meglio anche la pelle diventa più distesa, più luminosa. Ho un vero e proprio effetto ringiovanimento, quindi no, oltre al risolvere tutta una serie di problemi relazionali in cui vivevo. E allora sì, le persone, le mie amiche più strette hanno iniziato a chiedermi, a dirmi che ero egoista se non aiutavo anche loro, e poi a portarmi amiche, amiche degli amici, quindi mi sono ritrovata a prendere questa seconda strada in modo professionale, perché c'era tanta richiesta e io vedevo che era importante quello che facevo. E quindi sì, è iniziata veramente la mia seconda vita in quel momento. O la mia vita vera, come l'hai definita. Esatto. Senza bugie, sì, dove io potevo respirare e esplorare me, e ogni giorno, e quando dico ogni giorno intendo dire proprio ogni giorno, smantellare tutta quella che era la mia costruzione in difesa del mio ego e del giudizio degli altri. Quindi mi sono proprio spogliata un pezzo alla volta e ho iniziato ad essere vera e ad avere una vita molto più fluida, pagante, anche determinante e proficua in realtà. Sì. Per i nostri telespettatori ricordo che c'è anche un sito maridadevita.com, sì, che Massimo ogni tanto ci mostrerà, ci farà vedere, dove ci sono tante informazioni, tante cose magari stiamo dicendo in questa intervista, ma ce ne sono tante altre da scoprire. E si parla anche del metodo Fidati di te. Sì. Cos'è? Il mio secondo figlio. Allora, io, come ti dicevo, ho studiato mindfulness, ho studiato varie tecniche di meditazione, di liberazione di se stessi, di scoperta, ma anche di riorganizzazione dei pensieri, delle motivazioni autentiche, e di pulizia da tutte quelle che sono le cose di cui ci siamo convinti, di meritare, di non meritare, di essere capaci o non essere capaci. Ne ho imparate tante, ne ho studiate tante, il coaching, sono un coach internazionale, ho studiato anche medicina naturale, quindi in realtà io non lo dico mai, ma sono anche una naturopata, perché mi è piaciuto comprendere come la mente realmente agisce sul corpo e viceversa. Dopo aver studiato per 20 anni, perché iniziai dall'università, ma in realtà prima, ho capito che avevo imparato troppo, avevo la mente piena di informazioni e non c'era spazio per me,
per la libertà personale, per ciò che si esprime, perché è come i bambini. Quindi sono tornata ai bambini, ho studiato anche il metodo montessoriano e poi ho deciso di buttare tutte quelle informazioni e nozioni che a mio avviso non erano l'essenziale, e di creare un metodo e di scrivere un libro volutamente di una settantina di pagine, dove ho fatto più che il riassunto, ho raccolto l'essenza di quello che secondo me serve per essere felici, per essere se stessi, per non dover chiedere il permesso di essere se stessi, ed egualmente dare valore all'essere amati, all'essere in armonia con gli altri. Quindi è un essere se stessi che non è un fregarsene degli altri o di quello che pensano, ma è un se stessi che utilizza la strategia relazionale, il coaching, ma io ho studiato anche strategia bellica in realtà, strategia aziendale, quindi usa la strategia per tornare all'autenticità, che è l'unica via per la felicità, per potersi amare. Un metodo in 7 passi. Sì. Quindi è un percorso, no? Innanzitutto individuare, tra virgolette, l'obiettivo. Sì, e poi scusami, ti ho interrotto. No, no. E poi come raggiungere questo obiettivo stando attenti alle trappole che ci sono su questo percorso. Sì, perché? Intanto quando le persone vengono in sessione da me o il dirigente dell'azienda che vuole far fare uno step all'azienda, io gli faccio una domanda di una semplicità estrema. Che vuoi, si dice alle nostre parti, no? Che vuoi? E mi sembra essere più sereno, oppure qualcuno o qualcuna nel personale vuole l'amore, più tranquillità. Sì, ma che cos'è? Cioè c'è una difficoltà estrema nel focalizzare un'immagine di che cosa. Questo è un divanetto, è una cosa, lo posso toccare. È fondamentale dare alla nostra mente, proprio come il navigatore Google Maps, no? Noi gli dobbiamo dire: io voglio andare a questo indirizzo, deve poterlo identificare. Quindi il primo step è proprio imparare a dire in modo concreto che si può toccare che cosa vogliamo. Ed è una cosa, ti assicuro, difficilissima. Questo è il primo step. Già una volta individuato questo, la nostra mente è capace di orientarsi e ottimizzare tutte le risorse. Ma poi c'è un secondo grande passo, 2 o 3 passi si soffermano su questi, di pulizia. Perché? Perché fin da quando noi siamo nati, tutti intorno a noi avevano la simpatica abitudine di dirci quando devi piangere, quando non puoi piangere, quando devi ridere o sorridere, quando devi salutare qualcuno che non vuoi salutare, quando devi mangiare. Quindi noi abbiamo perso totalmente il contatto o la bellezza del chiederci: ma ho fame? Noi mangiamo molto più di quello che dovremmo, ci intossichiamo paradossalmente di pensieri, di immagini. Abbiamo smesso di avere la curiosità di scoprire cosa accade qua dentro, di cosa ho voglia, ho bisogno. Viviamo sconnessi da noi stessi, dalla realtà che c'è intorno, pieni di convinzioni di come dovremmo o dovrebbero essere le cose, le persone. E quindi ci sono degli esercizi concreti, perché questo libro è molto concreto, per pulire, buttare via la spazzatura e farci solo quelle domande che servono e tornare a farle. Non anticipiamo più oltre, perché dopo sarebbe bello innanzitutto leggere il libro e seguirti, anche fare gli esercizi, eccetera. Mi è piaciuto il discorso sulle condizioni, ci sono delle condizioni imprescindibili, il desiderio e l'onestà. Sì, sì. Sui desideri se ne sono dette tante, ma tante. Vuoi questa cosa? Sei egoista. E noi non distinguiamo tra egoismo ed egocentrismo o egocentricità. Solo noi possiamo essere al nostro centro. Se noi siamo al nostro centro, impariamo a sentire. E imparando a sentire, impariamo ad usare intanto la verità per anche avere ciò che otteniamo. Impariamo a sapere quello che vogliamo veramente, quindi a evitare tante dispersioni e a riempirci di cose inutili. Risparmiamo tanti di quei soldi, ragazzi, che non avete idea, e tanti di quegli stress, perché molto spesso capita, perché poi l'onestà la prima è con se stessi, ma quante volte capita di raggiungere dei traguardi o di andare in una vacanza per cui abbiamo lavorato anni e poi stiamo lì e
e non è proprio esattamente quello che ci aspettavamo, cioè non ci ha cambiato la vita, non siamo poi così felici, ce ne raccontiamo tante. Onestà vuol dire ascoltarsi e affrontare la paura del giudizio e poi scoprire che all'altro, quando siamo onesti, anche quando siamo impopolari, gli ci piace, perché gli stiamo dando silenziosamente il permesso di essere onesti anche loro. E tu non hai idea di quante amicizie io ho fatto dopo un bel vai all'altro paese. Ma le amicizie tra uomini, le migliori, nascono dalle scazzottate. Invece oggi c'è un perbenismo che, sì, magari fallo in un'età in cui non ci vai in galera, fallo attento a non creare lesioni gravi, importanti, a non procurare all'altro un dolore indelebile, però un vaffa ogni tanto, no? Serve anche quello quando siamo piccoli per esplorarci. E questo è un discorso coraggioso, però esiste. Noi impariamo ai bambini a dirgli da subito non si fa, non gli spieghiamo il perché e spesso non gli permettiamo di esplorarsi, di esplorare l'esperienza. Invece gli animali, anche i cuccioli con i genitori, imparano dal mordicchiarsi quelli che sono i limiti. Ci vogliono le regole, vanno dette, vanno conosciute, vanno rispettate, ma poi va anche tolto un po' di giudizio e dato il permesso di essere onesti. Viviamo tutti, ma dico proprio tutti, meglio, secondo me. Marida, io non sono stato completamente onesto con te, lo sai, l'hai capito, Franco. Ma chi lo è? No, ti ho annunciato che avremmo parlato di politica, di tutto abbiamo fatto, tranne che di politica, perché recentemente ti sei anche candidata. Sì. Qui al Comune di Pescara, brevemente, perché non abbiamo più tanto tempo. Perfetto. Però abbiamo parlato di altro, però era quello che mi interessava, quindi io il mio obiettivo l'ho centrato. Dicevo, che esperienza è stata con la politica? Bellissima, perché mi sono esplorata, perché ho... dico sempre questa parola, ma fatelo, esploratevi. Perché in un mese e mezzo ho parlato con... almeno 1000 persone, ho conosciuto, ho guardato negli occhi, ho respirato insieme a queste persone, ho scoperto tante emozioni, prima di tutto la delusione, e secondo il senso di arresa, ho vissuto anche delle bugie, sia da una parte che dall'altra, e ho scoperto però che, poi essere sincera perché io sono schietta, spiazza, ma ripeto, apre possibilità. E quindi ho intessuto nuove relazioni, ognuna di queste è un dono. Ora io vorrei tanto poter perseguire nel costruire un futuro con questi esseri umani e tirare fuori un po' più di grinta, di autenticità, di costruzione e soprattutto di voglia di essere informati anche sulle leggi, anche su come funziona l'amministrazione, perché la cosa che di più mi ha disarmata, per me proprio è stata una ferita, è l'ignoranza, anche a volte la pigrizia, spesso nascosta dietro a un non ho tempo, perché quella pigrizia e quella ignoranza riguarda i propri diritti, le proprie possibilità, opportunità, tante cose si possono fare e dobbiamo cominciare a credere di poterle fare. Marida, io ti ringrazio. Io ringrazio conto te. Conto di averti in futuro nuovamente qui dalle nostre parti. Sono a disposizione. È assolutamente un piacere. Anche per me. E grazie a voi che ci avete seguito da casa. Vi auguro una buona giornata. Vi do appuntamento a domattina puntuale, appunto, alle 8. Arrivederci.